Imprese senza confini, nuove opportunità di crescita. Se ne è discusso presso la sede di Confindustria a Catanzaro, alla presenza dell'onorevole Pier Ferdinando Casini, Presidente Commissione Affari Esteri Senato della Repubblica. Un'occasione per fare il punto sulla situazione delle imprese calabresi, con particolare attenzione alla necessità di intraprendere nuovi percorsi attraverso l'export. I lavori sono stati moderati dal direttore di Confindustria Catanzaro, Dario Lamanna. Dopo aver ricordato le vittime di Parigi con un minuto di silenzio, spazio agli interventi di Daniele Rossi, presidente di Confindustria Catanzaro. Da sempre Rossi, che è anche vicepresidente di un'industria Calabria con delega all'internazionalizzazione, ha posto al centro del suo programma la necessità di un cambio culturale attraverso l'apertura al mercato estero. Il dato calabrese dice che nel 2014 abbiamo esportato circa 363 milioni d'euro. 360 milioni, il valore assoluto per quanto riguarda l'Italia, corrisponde allo 0,1% del valore italiano. Il dato, devo dire, si legge da sé, è un dato quasi nullo, e quindi quando si parla di propensione all'export, questa è una vera propensione, perché c'è tanto da propendere, nel senso che c'è tanto da fare, c'è davvero un discorso abbastanza ampio, quindi c'è tanto da lavorare su questo mondo dell'export. Guardate, io in maniera molto franca dico che sono anche contro qualche luogo comune, ci riempiamo sempre la bocca di internazionalizzazione, di essere, di export, però bisogna conoscere come si fa l'export, come si fa internazionalizzazione, e soprattutto quando si parla di eccellenze, no? Qua siamo abituati in Calabria a parlare di eccellenze. Io credo che l'eccellenza sia un fatto basilare, cioè dobbiamo essere tutte aziende d'eccellenza, perché è il fatto basilare per poter esportare, perché già noi abbiamo dei deficit con le altre regioni, con gli altri paesi importanti, quindi se non ci fosse l'eccellenza, se non ci fosse la qualità, davvero siamo al penultimo posto, saremmo all'ultimo posto. Quindi va da sé che tutti i prodotti calabresi sono eccellenti, va da sé che ci devono essere prodotti di qualità, perché alla fine la qualità paga. A seguire, Aldo Ferrara, presidente Comitato Regionale Piccola Industria, ha offerto un'attenta analisi su quelli che potrebbero essere i parametri di riferimento per superare la situazione di isolamento della realtà calabrese, isolata dai processi economici nazionali e internazionali. Significativi poi gli interventi di Matteo Tubertini, consigliere delegato e direttore export dell'azienda Guglielmo, e di Fortunato Amarelli, amministratore delegato Amarelli, fabbrica di liquirizia dal 1731. Due testimonianze, due storie di passione e di successo di chi ha saputo investire nel proprio territorio, ma anche aprirsi al mercato estero. Ha concluso l'incontro l'onorevole Casini, che tra le altre cose ha ribadito la necessità di un maggiore impegno da parte del governo nazionale a favore del Mezzogiorno. Noi dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare di più a livello nazionale, dove il governo ha fatto tante cose positive, io do di Renzi un giudizio positivo, ma sul Mezzogiorno deve fare di più. La Calabria in particolare è fanalino di coda sull'export, e questo è un grave handicap per il tessuto produttivo calabrese, per cui non bisogna rassegnarsi nella dimensione della non crescita, ma bisogna appunto lavorare, rimboccarsi le maniche, è il senso del convegno. Comunque è chiaro che le cose non vanno bene in termini di tessuto produttivo, per cui bisogna rimboccarsi le maniche e non perdere tempo prezioso oggi, perché la dimensione dell'internazionalizzazione è l'unica che è sostanzialmente ineludibile banco di prova per tutte le imprese italiane, per cui anche per quelle calabresi.